Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in un nuovo Concept Analysis. Prima di iniziare io non posso fare altro che chiedervi di lasciare un mi piace per il ritorno di questa rubrica storica. Già sentivo le due persone che se la cagavano disperarsi perché non tornava più. E invece eccoci qua con un nuovissimo Concept Analysis molto interessante riguardante Absol. Per chi magari si fosse iscritto recentemente, visto che dall'ultimo Concept Analysis il canale è cresciuto molto, che cos'è un Concept Analysis? Semplicemente, come già dice il nome, andremo a sviscerare quello che è il concept di un Pokémon andando a ricercare le influenze culturali che potrebbero aver influito sulla sua creazione. Come avrete sicuramente già intuito da titolo e miniatura, il Pokémon in questione è Absol e quindi direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e di partire con la sigla. Introdurre questo concept analysis è molto più difficile rispetto ai precedenti perché in realtà non abbiamo un punto saldo da cui partire sin da subito, ma ci dobbiamo servire di ben quattro elementi per raggiungere una conclusione soddisfacente dalla quale partire. Innanzitutto il tipo di Absol, buio come tutti sappiamo. Ed è proprio a partire da questa osservazione che possiamo collegarci a un altro punto da sviscerare di questo Pokémon, ossia l'origine del suo nome. Se infatti Absol è un Pokémon di tipo buio, non ci è difficile immaginare una possibile interpretazione del nome di questo Pokémon. Absol, dal latino ab, ossia lontananza, e sol, quindi sole. In sintesi, il nome di Absol vorrebbe quindi dire lontananza dal sole, coerentemente, come si è già detto, al suo tipo buio. Eppure resta un'interpretazione curiosa. Del resto, se ci pensiamo, il nome di un Pokémon tende, in linea di principio, a collegarsi con l'elemento della natura o non dal quale il Pokémon trae ispirazione. Quindi, se dovessimo seguire questa linea logica, dovremmo immaginare che Absol sia ispirato a qualcosa che allontana da un sole? È evidente che siamo ancora in alto mare, quindi proviamo ad aggiungere il terzo dei quattro elementi che vi citavo inizialmente. Come ben sappiamo tutti, Absol è un Pokémon che, da descrizione del Pokédex, è in grado di prevedere le catastrofi naturali, ma queste sue previsioni non vengono ascoltate dagli uomini, che anzi lo ritengono causa stessa delle catastrofi. Infatti Absol, presentandosi sul luogo in cui avverrà la catastrofe per annunciare il suo arrivo, viene scambiato come la causa scatenante e dunque cacciato, tanto che il Pokémon, come ci viene detto, è costretto a rifugiarsi sui monti. Ammetto che detta così, questa affermazione potrebbe un attimo risultare fuori contesto, ma provo un attimo a spiegarvi meglio. Ora, nelle descrizioni del Pokédex di Absol si citano dei tempi remoti in cui ciò avveniva. Insomma, stiamo parlando di un'antichità che considerava Absol come causa delle catastrofi naturali, mentre adesso si parla di un interesse verso il potere di questo Pokémon. Ora, nell'epoca moderna, se io vi chiedessi degli esempi di catastrofi naturali, mi parlereste automaticamente di terremoti, maremoti, eccetera. Ma cos'era per un antico una catastrofe naturale? Ad esempio, il non poter vedere il sole per un antico era considerabile una catastrofe? Ovviamente la risposta è affermativa. Certo, per gli antichi l'eclissi era anzi la somma catastrofe, perché è considerata come una punizione divina. E del resto, aggiungendo l'ultimo elemento, la forma del corno di Absol ricorda in maniera molto evidente la forma visibile durante una fase intermedia di un'eclissi. Dunque abbiamo un tipo buio, un nome che vuol dire lontananza dal sole, invisibilità del sole. Abbiamo previsioni di catastrofi come l'eclissi e abbiamo un corno che ricorda la fase intermedia di un'eclissi totale. Dopo questa introduzione abbiamo finalmente un punto di partenza. Absol sembra essere in un qualche modo legato al concetto di eclissi. Attenzione, ho detto legato, non ispirato. E del resto, che senso avrebbe che un ipotetico Pokémon ispirato a un'eclissi si autoannunciasse e poi venisse considerato causa di se stesso? Vista questa peculiarità di Absol di riuscire a prevedere le eclissi, è molto più probabile a questo punto che Absol sia più ispirato a qualcuno che prevede le eclissi. Insomma, un profeta, un sapiente, un filosofo. E del resto un aneddoto riguardo al primo filosofo, ossia Talete, ci racconta come fu proprio quest'ultimo il primo a prevedere un'eclissi totale di sole, tanto che quell'eclissi entrerà nella storia come eclissi di Talete. Eppure Talete godeva di una fama non particolarmente stimata nella sua città, anzi si riteneva che il suo modo di pensare fosse nocivo proprio per gli affari della città stessa. E come logico che fosse per un personaggio di questo tipo, proprio come accade ad Absol, le sue parole non vennero credute. Altri elementi che
collegherebbero Absol alla figura del sapiente sono il volto lievemente umanizzato, la pelliccia sotto al collo che ricorda effettivamente una barba, il fatto che il Pokédex ci dica che viva più di 100 anni come si diceva dei saggi antichi, e poi quell'ovale sulla fronte che ricorda il terzo occhio presente nel Kutabe, l'animale giapponese da cui probabilmente trae veramente ispirazione Absol. Tutti questi elementi credono che ormai non lasciano dubbi: Absol è probabilmente ispirato alla figura di un profeta. Un profeta per così dire fallito, però, un profeta a cui nessuno crede, a cui nessuno dà ascolto. Un profeta che addirittura si ritrova perseguitato da quelle persone che aveva cercato di aiutare e che è di fatto la fine che il sapiente fa nel momento in cui parla con qualcuno che non è in grado di intenderlo. E non è una cosa che dico semplicemente io, ma quello del sapiente inascoltato che viene perseguitato è uno stereotipo classico, se così si può dire, che è presente tanto in letteratura quanto in filosofia. Per la prima mi viene in mente, ad esempio, senza pensarci più di tanto, un particolarissimo romanzo del Novecento intitolato Il Signore delle Mosche, dove uno dei protagonisti, scoperta a un certo punto la verità su una determinata cosa sulla quale non indugio oltre per non fare spoiler, viene infine scambiato per la cosa stessa e dunque assassinato. Mentre per quanto riguarda la filosofia, basti pensare al mito della caverna di Platone, in cui il filosofo, fuggito dalla caverna in cui era incatenato e conosciuto il mondo così com'è veramente, rientrando nella caverna per liberare i compagni ancora rinchiusi al suo interno, viene alla fine assassinato proprio da questi ultimi. Tralasciando tutta la parte filosofica, che delego ai commenti nel caso venissero fuori discussioni interessanti, come di solito accade in questi video, il significato è molto chiaro. Chi conosce la verità, come Absol ad esempio, è in pericolo perché non è detto che sia creduto e anzi potrebbe essere considerato la causa delle sofferenze di quelli che in realtà vorrebbe di fatto liberare. E Absol è la rappresentazione, se vogliamo, di questo concetto che in realtà accomuna un po' tutte le culture di pensiero del mondo. Dico questo perché è molto verosimile che Absol sia in realtà ispirato al già citato Kutabe, ma è interessante vedere come in realtà questa figura di Absol sia in grado di riflettere benissimo anche un pensiero squisitamente occidentale, e che forse anche grazie ad Absol trova un punto di giuntura veramente interessante con quello orientale. Tecnicamente il concept analysis potrebbe anche essere finito, ma in realtà ho altre cose da dire e credo che faranno contenti i fan del più grande spin-off probabilmente Pokémon che sia mai stato creato, ossia Pokémon Mystery Dungeon, più in particolare sui primi capitoli di questa serie, Pokémon Mystery Dungeon Squadra Rossa e Pokémon Mystery Dungeon Squadra Blu. In questo gioco, come in tutti i Mystery Dungeon, il personaggio è un umano tramutato misteriosamente in Pokémon, che arriverà ad un certo punto della trama a parlare con Xatu, un Pokémon misterioso che vive sull'altura di una montagna e che è in grado di prevedere il futuro. Questo Pokémon avvertirà il personaggio giocante che le calamità che stanno avvenendo nel mondo Pokémon sono legate a un umano che è stato per l'appunto tramutato in un Pokémon. Ora, questo fatto, legato alla leggenda secondo cui un umano sarebbe stato tramutato in Pokémon dopo aver toccato una delle 9 code di Ninetales a causa di una maledizione che questo Ninetales gli avrebbe inferto, il personaggio giocante viene proprio scambiato per quell'umano dal quale dipendono le catastrofi all'interno del mondo Pokémon. E da qui partirà proprio una vera e propria caccia alla strega nei confronti del personaggio giocante, che culminerà ad un certo punto con il tentativo di eliminazione di quest'ultimo da parte della squadra di Alakazam. Una volta risolto questo equivoco in maniera più o meno pacifica e conclusa la trama del gioco stesso, si viene però a conoscenza della realtà dei fatti. Nessuna maledizione, ovviamente, è stato il protagonista umano di sua spontanea volontà a voler diventare Pokémon per salvare il mondo dei Pokémon che era in pericolo, comportandosi di fatto un po' come quel filosofo del mito della caverna che abbiamo citato in precedenza. Tutto ciò potrebbe sembrarvi una digressione priva di senso in realtà per quanto riguarda il concept analysis di Absol, se non fosse che durante la fuga tra i monti del personaggio principale di Mystery Dungeon, il Pokémon che quest'ultimo incontra è proprio Absol. Tutto ciò che abbiamo detto riguardo a Mystery Dungeon conferma, secondo me, una cosa fondamentale per quanto riguarda la creazione di questo Pokémon, ossia la consapevolezza di Game Freak, la consapevolezza di aver creato qualcosa di grande con Absol, o almeno qualcosa di molto profondo. Absol appare in questo gioco come se fosse una sorta di fantasma del giocatore, un'ombra che continua a pedinarlo come se di fatto avessero in realtà lo stesso destino. E viste le descrizioni che abbiamo del Pokédex di Absol, non c'è difficile pensare che anche nel mondo di Mystery Dungeon abbia subito una sorta simile alla nostra e che si sia rifugiato su quelle montagne dove anche noi stiamo andando a cercare riparo. E ciò è sottolineato ulteriormente anche dal fatto che alla fine di quella parte
parte di trama, Absol si unirà al team del giocatore, come se non solo arrivasse a condividere il destino, ma alla fine anche lo scopo, anche l'obiettivo. Che cos'è Mystery Dungeon a questo punto se non la consapevolezza di Game Freak di ciò che voleva dirci con il personaggio di Absol? Il messaggio è chiaro, è profondo, Game Freak lo sa e non solo ci ha basato un Pokémon, ma addirittura il sostrato della trama di un intero videogioco. Prima di concludere questo video, una piccola chicca finale. Abbiamo parlato di Absol, ma Mega Absol? Insomma, voglio dire, com'è che prosegue il concept di Absol con la sua Mega? Mantiene la stessa linea? Ne mantiene una diversa? Qui ovviamente, a mio avviso, entriamo nel campo della più totale speculazione, ma ho un'interpretazione originale, credo, di questo Pokémon. Non mi sono mai chiesto il perché prima di questi ultimi giorni, ma ho sempre collegato Mega Absol più che agli angeli, a cui spesso è collegato, a un altro mito greco, ossia quello di Icaro. Immagino sia un mito straconosciuto, ma nel dubbio ve lo riassumo in soldoni. Il padre di Icaro, rinchiuso nel labirinto del Minotauro insieme al figlio, costruisce delle ali di cera per permettere ai due di fuggire in volo dal labirinto, ammonendo però il figlio di non avvicinarsi troppo al sole perché altrimenti la cera si sarebbe sciolta e lui sarebbe precipitato nel mare. Icaro però non darà ascolto al padre, verrà tentato dal sole, si avvicinerà troppo a quest'ultimo, il calore scioglierà la cera e Icaro alla fine morirà cadendo a picco nel mare. Ora, ovviamente il significato più superficiale di questo mito è quello di non oltrepassare i propri limiti e di cercare di darsi un freno, ma allo stesso tempo il sole è da sempre metafora proprio di quella verità che Absol conosce. E a questo punto, visto tutto quello che abbiamo detto su Absol in questo concept analysis, trovo molto curioso che Mega Absol possieda delle ali che non gli permettono però di volare. Che senso hanno queste ali? Possibile che stiano ad indicare un limite che Absol ha imparato a rispettare? Possibile che Absol si renda conto che la verità che conosce è in realtà nociva per Absol stesso e che quindi si autoponga un limite e metaforicamente non si faccia sciogliere dal sole? Chissà, magari il segreto della forza di Absol è proprio quello di porre un limite alla sua forza? Ovviamente ci stiamo addentrando in un campo speculativo che forse ci porterà molto oltre, ma questo volevo essere semplicemente un incipit per provare anche voi a pensare a un'interpretazione di questo Pokémon. Dunque, fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e direi che per oggi il video può dichiararsi concluso. Io spero che vi sia piaciuto, se è così ovviamente vi invito a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate di questo concept analysis e fatemi sapere anche cosa ne pensate di Absol rispondendo al sondaggio che vi metterò in alto a destra. Detto ciò, vi invito anche a passare da tutti i social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video.